Buongiorno, sono Giuseppina Sorcia, dirigente scolastico da più di 10 anni. Questo è il quarto anno che opero al CPA Palermo 1, quindi una scuola per gli adulti che si occupa ovviamente sia di italiani che stranieri, minori non accompagnati, minori italiani, adulti, stranieri e italiani. Allora, i nostri studenti migranti io le distinguerei intanto in due fasce, gli adulti e i minori stranieri non accompagnati. Queste persone sono portatori ovviamente di tanti bisogni e molto diversi fra di loro. A noi giungono ragazzi, per esempio, e anche adulti stranieri completamente analfabeti, significa che sono analfabeti anche nel loro paese di origine. E ovviamente questi per noi vengono considerati BES, cioè bisogni portatori di bisogni educativi speciali. Ma provengono anche ragazzi che hanno studiato nel loro paese di origine, ragazzi adulti, per cui i loro bisogni poi vengono diversificati. Ma il CPA, diciamo, può rispondere a queste esigenze diverse, perché già il CPA funziona con il patto formativo individuale. Quindi che cosa vuol dire questo? Che all'inizio, nella prima fase che noi chiamiamo di accoglienza, e dura 20 ore, anche 40 volte, queste persone, sia adulti che minori, vengono valutate le conoscenze, le competenze, per cui ognuno di loro ha una programmazione diversa per quanto riguarda il numero di ore nelle diverse discipline. Quindi la persona che arriva già che ha conoscenze di matematica farà meno ore di matematica, chi arriva con conoscenze già di lingua italiana farà meno ore di italiano e magari qualche altra ora in più riguardo qualche altra disciplina. Il docente che insegna e deve insegnare in una classe multiculturale, multietnica, perché la multicultura, diciamo, poi si acquisisce dopo. Inizialmente io ho una eterogeneità di etnie, poi la multicultura è il passaggio successivo. E è ovvio che si deve interrogare su tanti fronti. E qui, diciamo, il CPIA, anche qui si differenzia dalle altre scuole. Per esempio, altro è avere una classe multietnica in una scuola dell'obbligo del diurno. Faccio presente, per esempio, Madre Teresa di Calcutta, no? Io sono stata dirigente anche lì per 4 anni, sin dal 2006-2008 aveva e dà un alto tasso di alunni di altre nazionalità, vi parlo già allora del 48%. Ma questo vuol dire che in una classe io potevo avere su 25 alunni anche 16 alunni stranieri di diversa nazionalità, quindi no, tutti un'unica etnia, e un gruppetto di alunni italiani. E lì la multicultura si affronta in un altro modo. Al CPI abbiamo, diciamo, sovvertito un po' quelli che sono i numeri, perché da noi, almeno sino all'anno scorso, quest'anno ancora, ripeto, non lo sappiamo, sino all'anno scorso noi avevamo oltre il 90% di alunni di altra nazionalità, e invece una piccolissima incidenza sulla presenza di alunni italiani. Questo che vuol dire? Che il trattamento della multietnia da noi si deve trattare in maniera diversa, perché spesso, spesso ci siamo ritrovati con classi intere, tutti di alunni stranieri. Quindi la multicultura lì deve essere trattata non multicultura occidentale, quindi europea e il resto del mondo, ma multicultura, per esempio, che ha a che fare solo col continente africano. Quindi capite bene che non è la stessa cosa. Quindi non c'è il confronto tra la nostra cultura, diciamo europea, chiamiamola europea, e quella dell'Africa o di altri paesi, dell'India, dell'Asia, eccetera. Quindi è un poco diverso. Quindi veramente qui, ritornando al discorso che competenze deve avere il docente, intanto deve avere delle altissime competenze relazionali. Su questo proprio sono competenze trasversali per tutti. Secondo,
deve conoscere almeno un'altra lingua oltre a quella italiana, o il francese o l'inglese, perché i nostri allievi quasi tutti sono o anglofoni o francofoni. Però vi devo dire che questi docenti del CPIA si stanno riorganizzando, quindi anche nelle loro competenze. Però il cammino ancora è molto lungo. Soprattutto, ecco, cominciamo dalla composizione delle classi, che negli anni precedenti, diciamo, era stata fatta in maniera non proprio con un'ottica multiculturale, multietnica, cioè si tendeva a mettere magari un maggior numero di alunni stranieri insieme in alcuni corsi e invece gli alunni italiani in altri corsi, magari per accontentare una categoria di genitori. Quindi, diciamo, la prima cosa che ho dovuto affrontare è stata questa, cioè smantellare l'idea che ci potesse essere un corso privilegiato. E quindi inculcare nei genitori questa uguaglianza, tra virgolette, da questo punto di vista uguaglianza, pur nel rispetto delle diversità. Quindi tanto ho stravolto quelli che sono i criteri della formazione classi. Quindi la formazione classi veniva fatta per tutti uguale, esclusivamente sulla valutazione delle competenze. Quindi non sul fatto che erano del Bangladesh, del Ghana. Anche perché, una parentesi, i migliori risultati in quella scuola io li ho ottenuti con i ragazzi di altre nazionalità. Se ce ne sono state delle eccellenze, parlo di 10, li hanno avuti i ragazzi stranieri e non i ragazzi italiani. Il secondo problema che ho dovuto affrontare, lo sapete che la scuola media c'è l'insegnamento alla religione cattolica, così anche nella scuola elementare e anche nella scuola dell'infanzia. All'inizio dell'anno, voi sapete, i genitori devono eventualmente dichiarare che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e devono scegliere quale altra attività fare al posto di. E partiamo che prima questa cosa non veniva assolutamente ottemperata, cioè i ragazzini erano costretti, tra virgolette, a stare tutti in classe la loro religione, siano essi musulmani, italiani, cattolici, testimoni di Geova, cioè tutti dovevano stare lì ad ascoltare qualcosa. Quindi ho dovuto smantellare anche questo baluardo che lì durava da un bel po' di anni, ma per fare questo ovviamente occorrevano delle forze professionali, perché nel momento in cui c'era il professore religione nella classe prima B, e cinque ragazzi della classe prima B non dovevano fare religione, io devo avere un altro professore che gli fa fare qualche altra cosa. E fortunatamente in quei tempi avevamo un direttore regionale lungimirante, che era il dottore Di Stefano, perché non dirlo, e gli ho presentato il problema e immediatamente mi ha dato una persona. Oggi si chiama con la buona scuola potenziamento, allora non c'era la buona scuola, però si faceva la buona scuola. E quindi io, questa persona, questo docente, avevo un orario parallelo col docente di religione, per cui quando c'era religione, alcuni stavano in classe a fare religione, altri uscivano a fare o italiano, o inglese, o informatica, cioè un qualcosa di diverso che i genitori avevano chiesto. E questo, diciamo, è stata una grande conquista per me. Un'altra cosa che ho dovuto affrontare, i ragazzi stranieri non hanno l'obbligo dell'iscrizione come tutti gli altri entro un certo periodo. Noi per legge siamo tenuti ad accoglierli. Allora, che succedeva prima? Ragazzi, per esempio, si iscrivevano a novembre, che non assolutamente parlavano magari la lingua italiana, non parlavano niente. E venivano immessi, mi diceva, vai nella classe prima di. Cioè, questi ragazzi praticamente erano sconvolti, silenti, non potevano né ascoltare né seguire. Quindi ho messo su un piccolo progetto d'accoglienza, quello che ora facciamo al CPIA, ma allora lì non si faceva, per cui
grazie alla collaborazione di alcuni docenti, ovviamente con un progetto di istituto, abbiamo messo su una piccola equipe, per cui i ragazzi che venivano a iscriversi non andavano subito nelle classi, ma stavano in questa classe, diciamo, gestita da più docenti, dove venivano intervistati, si parlava con i genitori, si cominciava a valutare le competenze e dopo 15 giorni, dopo un mese, li andavamo a inserire nella classe corrispondente. E anche questo progetto, diciamo, è stato. Quindi sono piccoli suggerimenti, però penso che possono andare bene anche oggi per qualsiasi tipo di scuola. La facilitazione avviene intanto, dipende sempre dal docente. Comunque già noi abbiamo nella nostra programmazione, ecco, nel nostro PTOF, chiamiamolo così, dico questo periodo che noi chiamiamo accoglienza, contiene anche questi momenti. Cioè i ragazzi in genere, specialmente se sono un gruppetto abbastanza numeroso, i primi giorni dopo l'accoglienza, cerchiamo di metterli un po' a loro agio, cercando la lingua veicolare che possa servire, perché è quella la difficoltà principe, è sempre quella. Cioè, se riusciamo ad avere una lingua veicolare che capiscono un po' tutti, quindi magari mettiamo i francofoni insieme, gli anglofoni insieme e cerchiamo di farli interagire. Ovviamente noi in genere tendiamo a farli parlare del viaggio. Cioè, è quello che li ha portati qua, che questi ragazzi, la stragrande maggioranza viene, voi sapete benissimo, da questi viaggi che infiniti e pieni di difficoltà. E siccome la pedagogia narrativa ci insegna che il parlare del sé, di un'esperienza, anche come un modo di esorcizzarla, per certi versi, cioè di prenderla nota e poterne già parlare, già è un indice da parte della persona di guarire, tra virgolette, un po' da questa esperienza disastrosa. Quindi il fatto di poterne parlare con qualcuno, con altri simili, con i compagni, con i docenti. Infatti poi si lega un legame molto forte tra questi ragazzi e i docenti che si ci dedicano, che li seguono anche dopo il percorso.